con una piccola preghiera e poi l'informazione che faccio sempre. Se vi viene solletico nel viso, nelle braccia, nelle spalle, nelle gambe, mentre ho detto tutto questo, è perché avete delle distonie. Distonie che sono la vostra malattia. Perciò, se vi è venuto solletico, datevi una spinta e proseguite questo cammino di farvi questi massaggi personali o ve li fate fare da qualcuno che mi ha capito come farli. Bene, adesso inginocchiamoci davanti alla presenza del Signore e ai piedi di Gesù. Portiamo tutto ai piedi di Gesù. Padre Santo, nel nome di Cristo Gesù, il tuo figliolo, il benedetto in eterno, vogliamo portare tutto quello che dentro di noi ci disturba, ci dà inquietudine, tutto quello che non funziona più. Padre, lo vogliamo raccogliere con le nostre mani, ovunque esse siano, sia all'esterno che all'interno. Lo vogliamo buttare davanti ai piedi di Gesù, tutto, entrando dalla bocca fino all'interno, estirpando tutto il dolore, le difficoltà, le malattie che sono all'interno, fuoriuscire e con il pensiero buttarlo ai piedi di Gesù. Ai piedi di Gesù, visualizzando i piedi di Gesù. Ricordatevi che come lo buttate e lo buttate ai piedi di Gesù, Gesù male non se ne fa. Sta aspettando a voi che lo buttate per portarlo al nostro Padre Celeste. Padre Santo, benedici questa umanità, benedici chiunque in questo momento sta cercando di liberarsi da qualsiasi male, tumore, sciatica, dolori nelle spalle, nelle braccia, in tutto il corpo. Signore, benedici tutta l'umanità che possono trovare la gioia che è in te, in Cristo Gesù. Signore, ancora benedici me, la mia casa, la mia famiglia. Benedici tutti quelli che in questo momento stanno adoperandosi per la tua gloria. Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. La pace del Signore sia con tutti noi, cari, nella grazia. Dio ci benedica ancora quest'oggi. Oggi volevo presentare ancora il massaggio con il bastone a misura di quello che noi vogliamo, sia quello medio sia quello piccolo a mano, come vi ho fatto notare altre volte, dove c'è dolore, pressare con tutta la vostra forza, sentendovi precisamente con il dolore controllato. Controllato vuol dire che quando sentite molto dolore, pressate di meno finché il dolore diminuisca. Normale, dopo 4 secondi il dolore dovrebbe diminuire in tutto il corpo, ovunque, nel cuore, nei polmoni, ovunque, nello stomaco. A volte sentite un dolore nello stomaco, c'è mal di gestione e allora nel punto che sentite il dolore, pressate con tutta la vostra forza con questo bastoncino, e dopo 4 secondi cosa succede? Succede che il materiale passa oltre la vescica, ovunque si trova, e va nel passo della digestione. Invece, dove ci sono i dolori nelle vene, che portano l'ossigeno al muscolo o alle ossa, succede che con la digital pressione che facciamo, pressando, arriva al punto che il sangue pompa più forte e avviene il passaggio come lo spruzzo del cemento armato. Avete presente quando si fanno le gettate con il cemento, con la pompa? E così è il cuore. Pompa
sempre più forte finché arriva a destinazione designata, dove l'uomo mette in atto la pressione e il cuore mette in atto la pressione per sbloccare quella vena. Ecco, questo è il bastoncino piccolo, lo potete fare quando volete, questo è tascabile, io lo porto in tasca, nell'eventualità dovrei fare qualche massaggio a qualcuno durante la strada o nel cammino che sono durante il giorno. Poi ne porto uno anche in macchina di riserva. E poi se non c'è il bastone ci sono le dita o c'è il gomito, a volte lo faccio con il gomito pressando, vedete, pressando il punto dove c'è il dolore con il gomito e il dolore va via, dopo 4 secondi il dolore diminuisce. Poi c'è questo bastoncino, vedete, questa è la parte più grossa, ci ho messo una spugna e poi arrotolato uno scotch, è uguale, quello che volete, un altro adesivo, bianco, rosso, verde, non ha importanza. Questo è l'impatto per la prima volta quando c'è molto dolore e il corpo non è abituato. Io sono abituato ormai, posso digitarlo anche con questa la punta che c'è qua, vedete, è molto appuntito, ve lo faccio vedere, vedete, molto appuntito. E io sopra questo bastone potrei stare, vedete, metto più sotto per vedere meglio, vedete, io a cavallo sotto il ginocchio e sto sopra il bastone con il peso in equilibrio. Se c'è dolore va via il dolore, vedete, non so se riuscite a vedere il bastone sotto il ginocchio, vedete, e questo bastone fa da digital pressione, come se io ci dovrei avere il dito a pressare o il gomito o qualsiasi altra cosa, addirittura potete mettervi con la faccia in giù, se non avete il bastone, far salire i piedi di vostra moglie o di vostro marito sopra la parte dolorante, nelle spalle, nelle braccia, nelle cosce, nei piedi, nei polpacci, ovunque volete, vedete, potete far salire una persona, sempre per le prime volte all'impatto, non rischiate molto. Fate mettere il piede piano piano e dicendogli sente dolore, sì, forte, e allora diminuite il peso. Non sopraccaricate tutto il peso vostro tutta una volta come se salite sopra un gradino. Attenzione, ogni cosa va fatta con la massima accuratezza, con la massima attenzione, perché le prime volte il corpo si trova debole e non può resistere al peso di una persona sopra, perché le ossa sono indebolite con l'infiaccamento che la persona ha modo abbandonato il suo corpo alla deriva. In che senso? Nel senso che non ha fatto né ginnastica, né ha camminato molto, né ha fatto sport, né ha nuotato in mare quando c'è l'estate, né ha fatto qualsiasi cammino di regolarità come sport. No, ha abbandonato il suo corpo a se stesso, alla morte. Ecco perché il corpo muore, decade. Ecco perché il corpo decade alla distruzione di se stesso. Ecco perché l'uomo invecchia, ecco perché la donna invecchia prima dei suoi giorni, perché ha abbandonato il suo corpo a se stesso, alla morte. Oggi si è scoperto
diciamo, si è scoperto, è da molto tempo che si è scoperto questa evoluzione, che chi mantiene il corpo allenato lo mantiene alla forza, alla resistenza, alla giovinezza e a tutto. Oggi come oggi lo sport è vita, oggi come oggi tutto quello che è ginnastica è vita, oggi come oggi la digital pressione è vita. Cos'è la digital pressione? Digitando nei punti, ecco, a volte digitando anche qui, nei sonni, lato destro e lato sinistro, avviene la cura del mal di testa. Digitando così, a girare, vedete, e poi c'è il terzo occhio, alla radice del naso, che avvengono cose che voi magari in secondo tempo potrete capire, adesso non potrete capire, perché si liberano cose che prima non si vedevano, né con la mente e né con gli occhi. Ecco perché vi dico, il nostro corpo è una fonte divina, divina perché Dio ci ha creato come Lui, a sua immagine, e siamo noi che lo trascuriamo, siamo noi che andiamo alla deriva, siamo noi che perdiamo la vista, siamo noi che perdiamo la forza, siamo noi che perdiamo la memoria. Perché si perde la memoria? Perché non facciamo quello che dobbiamo, di mantenere la nostra mente attiva. Con che cosa? Con esercizi mentali, esercizi di evoluzione, esercizi che mantengono tutti gli enzimi del cervello in esecuzione. Mantenendo questi enzimi, queste cellule del cervello sempre in esecuzione, avviene la nuova vita nel cervello, perché le cellule si auto ringiovaniscono, le cellule diventano sempre più forti, più potenti e hanno più memoria. Ecco, fin qui e ci siamo. Ora volevo presentare ancora che cosa? Lo schienale che ho presentato ultimamente, vedete, questo è il terzo passaggio, primo, secondo e terzo. Quando uno inizia, deve iniziare dal primo passaggio, vedete, questo è il primo passaggio, ve lo metto qua così lo vedete. Questa sbarra deve andare qua, nel primo passaggio, che così la curva diventa più piccola e la schiena non rischia niente. Poi quando la schiena comincia già a drizzarsi e non sente molto dolore, si passa al secondo passaggio. Quando dopo giorni che la schiena va bene, si passa al terzo passaggio, che sarebbe questo, l'ultimo passaggio. Io con questo ho addrizzato la mia schiena, ho guarito il male che avevo alla cervicale, ho guarito il male che avevo in una costola che mi faceva male sia davanti che anche dietro, e ho guarito anche nel braccio, che i miei bracci stavano perdendo forza, i muscoli si erano indeboliti, e con questo schienale e con le digital pressione e con questo passaggio che vi ho mostrato altre volte, questo è lo schienale che ho costruito io con dei bastoncini, vedete, e la rete. Sono bastoncini tagliati tutti a misura, io li ho tagliati a 2 centimetri, voi li potete tagliare anche 1,5 centimetri, quello che volete, e li ho ingollati con il silicone. Sopra ci ho messo un poco di silicone per non avere contatto diretto con il legno, ve l'ho fatto vedere altre volte, e adesso lo presentiamo all'opera, sia il schienale grande che il schienale piccolo, perché questi schienali hanno avuto successo su di me. Perché non è che adopero solo questo, io adopero principalmente
l'amore e la grazia di Dio. Prima prego, il Signore mi illumina, mi aiuta e mi sostiene. Perché è vano adoperare questi aggeggi per avere la salute se non c'è prima la preghiera. E vogliamo pregare prima che iniziamo questo travaglio di presentazione di questo due schienali e i bastoni e anche il materasso che è elettrico, che dà stimolazione, ci sono delle palline che stimolano in tutte le parti del corpo. Io ogni giorno mi faccio il massaggio, 15 minuti di massaggio elettronico. È un materasso che manda calore e anche manda delle vibrazioni, ci sono delle palline nel materasso, una vicino all'altro, che mandano vibrazione, come se coricato in questo materassino per 15 minuti vi trovassimo sopra una moto o sopra un carro vibrazione oppure sopra un aereo quando l'aereo è in agitazione che vibra. Vedete? Queste sono le vibrazioni che vi scuotono tutto il corpo, tutti i vostri muscoli vengono rimiscelati. Che come? Sì, tutti gli ormoni, i muscoli travagliano in un insieme come in uno scatto di spavento. Vedete, a volte a che manda quello scarico, a che sentite quella vibrazione, a che il vostro cervello assimila quello scatto. Quello è uno scatto psicologico che non appena il cervello lo assimila, da negativo lo passa positivo, perché già il comando è conosciuto dal nostro corpo, dalla nostra mente, dal nostro inconscio e lo passa positivo. E come infatti ne ho avuto agevolazione, la mia schiena è guarita completamente, le mie braccia sono guarite completamente, sono tutti un travaglio di una possibilità di tranquillità e soprattutto perché? Perché ho pregato e prego. E vogliamo pregare anche noi adesso, prima che incominciamo, venitemi dietro nella preghiera. Vi faccio presente che nella preghiera io porto tutto ai piedi di Gesù. Come si fa? Immagino ai piedi di Gesù davanti a me, o ad occhi chiusi o ad occhi aperti, e butto tutto il materiale che non va ai piedi di Gesù. Perché ai piedi di Gesù? Perché tutto ciò che buttiamo ai piedi di Gesù, Gesù lo prende, lo raccoglie e lo porta direttamente al nostro Padre Celeste, dove nostro Padre Celeste lo riassume, lo guarisce, addirittura quando qualcosa che non va lo ricambia a nuovo e ci mette degli organi nuovi. Perché organi nuovi? Perché ci ama e ci vuole rinnovare giorno dopo giorno. Quando noi chiediamo a Dio di rinnovarci, Lui ci rinnova. Come vedete i cambiamenti che sto facendo nel viso, nel corpo, nell'anima, nello spirito, nelle braccia, nelle spalle. Perché io chiedo ringiovanimento anche nei capelli. Come vedete anche i capelli stanno riaffiorando, non so se lo vedete, li ho tagliati così corti che con la luce neanche si vedono, ma mi avvicino ancora di più per farvi notare. Vedete, ci sono già alcuni capelli neri che stanno affiorando, ve li metto così da vicino. Stanno affiorando e presto saranno una chioma.
come quando avevo 20 anni. Questa è una promessa che mi ha fatto il Signore. Io ci credo, chi non ci crede poco mi interessa, ma so che se il Signore ha fatto dei miracoli in me fino adesso, ne farà ancora maggiori di quelli che mi ha fatto. E questo che io ho fede sopraggiungerà quel miracolo che sto chiedendo. E sto chiedendo anche dei miracoli per te. Sì, per te che stai guardando questo video, per te che sei all'oscuro della fede di Dio, per te che non credi che c'è ed esiste un Dio così grande che fa miracoli a chi glieli chiede. Se tu non hai creduto, oggi sicuramente crederai, non perché ti sforzo io, ma perché stai vedendo la realtà. Vai a vedere i vecchi video che avevo prima e mi vedi senza capelli, come quelli di prima mi vedevi coi capelli neri da giovane. Ecco il cambiamento, ecco l'evoluzione dello spirito, ecco l'evoluzione del cambiamento della mia personalità, ecco l'evoluzione del cambiamento dei miei figli, della mia famiglia, anche che nessuno è ancora convertito a Gesù. Ma il Signore mi ha promesso che per rispetto mio, delle mie preghiere, anche loro saranno agevolati, ma non salvati, semmai daranno il cuore a Gesù. Ma loro stanno vedendo già le mie testimonianze, loro presto si convertiranno da soli perché vedono. Vedono con i loro occhi i miei cambiamenti, vedono la realtà di ciò che Dio fa per me, per la mia casa e per loro. Bene, adesso preghiamo. Padre Santo, Dio d'amore, nel nome di Cristo Gesù veniamo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù per portare tutti i nostri problemi, le nostre malattie, e li buttiamo ai piedi di Gesù, anche quelli interni. Entriamo per la bocca, entriamo nell'interno fino all'origine dove c'è il malanno, la malattia, la afferriamo con la mano e la tiriamo fuori e la buttiamo ai piedi di Gesù. Qualsiasi cosa, tumore, sciatica, mal di reni, mal della schiena, qualsiasi cosa che ci assilla, che ci fa male, la tiriamo e la buttiamo ai piedi di Gesù. Dovete tutti voi essere in questa stimolazione, prendere il male mentre pregate con le vostre mani, sentirli nella vostra mano e buttandolo ai piedi di Gesù. Padre Santo, dona forza a tutti coloro che stanno iniziando a venire a te per una guarigione, per la loro salute. Padre, ti chiedo di benedirli, aiutarli, sostenerli. Fai che possano anche loro iniziare a comprendere come pregarti, come lodarti con tutto il cuore. Padre, in questo momento, davanti ai piedi del tuo figliolo, ti chiediamo di benedire tutta l'umanità. Padre, benedici ancora tutti i bambini. Benedici tutte le vedove. Benedici tutti gli anziani, benedici tutti gli ammalati del tuo popolo, benedici ancora quelli che sono in coma, Padre, fai che possano svegliarsi dal coma e ritornare nella realtà. Aiutali, sostienili e portali avanti.
Grazie Padre ancora per questo, Signore, benedici me Padre, benedici la mia casa, la mia famiglia, i miei amici, tutti coloro che sono ancora vicino in contatto con me. Grazie Padre, ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cari della grazia. Come avete visto abbiamo pregato e questa è la preghiera che il Signore accetta con tutto il cuore e con tutta l'anima, perché mentre preghiamo noi siamo davanti al suo cospetto, davanti ai piedi di Gesù, davanti alla sua presenza, davanti al Tempio Santo. Ecco perché bisogna pregare così, per avere misericordia. A volte qualcuno mi dice: Angelo, ma io ho tanto pregato, ma non ho mai avuto nessun aiuto. Ecco perché adesso comprendi che avrai aiuto se pregherai in questo modo. Perché mentre tu stai pregando, stai visualizzando il tuo male, se sia nel cervello, che se sia vicino al cuore, che se sia anche vicino ai polmoni, che se sia nello stomaco, che se sia nelle gambe, che se sia nelle ginocchia, nelle gambe, ovunque sei con il dolore, dolorante, il tuo problema, tu stai visualizzando il tuo male, lo stai prendendo con la tua mano e lo stai estirpando. Tu vedi che prendi il male, lo estirpi con la mente e lo butti ai piedi di Gesù. Immagina i piedi di Gesù, lo stai tu stai neutralizzando il tuo male, sia che sia all'interno che all'esterno di te. Ti sei già separato dal tuo male da solo, da sola. Hai capito? Il Signore, con la sua benedizione, cambia i tuoi organi, cambia tutto ciò che hai bisogno di cambiato, rigenera i tessuti, rigenera la tua mente, rigenera il tuo corpo con la preghiera che hai fatto, e lui ti illumina il tuo cammino. Questa è la preghiera benedetta da Dio e da Gesù. Bene, adesso ritorniamo al nostro esercizio schienale. Abbasso il quadro, distacco la sedia, metto il cuscino, cominciamo con lo schienale. Io lo uso alto perché già ormai sono abituato, è inutile che perdiamo tempo. Questa è una spugna che è in dotazione con lo schienale, che serve per la colonna vertebrale, che non abbia questi pizzi. Vedete, qui ci sono dei pizzi di 3 mm quasi, vedete? Questi pizzi fanno la digital pressione nei nostri muscoli, nelle nostre spalle, in qualunque punto che noi ci mettiamo sopra. Questo è come il bastone. Il bastone è più grosso, questi sono più piccoli, ma questi sono più tanti, uno vicino all'altro, e fanno la stessa cosa. Lo mettiamo qui, vediamo se si vede. Ecco. Si vede? No. Ecco. Io mi corico così e mi corico sopra questo schienale. Come vedete, mentre mi corico
e le mie costole scroccherò. Vedete? Vedete? Questo è il sistema di guarigione delle spalle, delle braccia e di tutto ciò che abbiamo bisogno. Ecco. Vi presento ancora che quando vi appoggiate in questo schienale dovete schiacciare con tutta la vostra forza, dipende dal dolore che avete. Se avete il dolore forte, schiacciate di meno, finché il dolore, dopo 4 secondi, scompare, diminuisce. E quando vedete che il dolore va diminuendo, voi schiacciate di più. In qualunque parte del corpo, nelle braccia, nelle spalle, dappertutto, nella nuca, nella cervicale, ovunque avete dei dolori, schiacciate sempre più forte. Se potete resistere il dolore, più schiacciate, prima guarite. Questo è il mio suggerimento. Più si schiaccia, più prima guarisce la persona. Se poi la persona non vuole soffrire per questi dolori che avverte mentre schiaccia, tenetevi la vostra malattia, che vi porterà alla morte. Scusate che vi dico queste cose. Allora, il corpo si deve tenere sotto martello. Il corpo si deve tenere ogni giorno martellato con qualsiasi mezzo. Io mi martello con qualsiasi mezzo. Addirittura, certe volte accendo il motopico per la vibrazione delle braccia. Lo accendo e lo tengo mentre vibra, perché fa vibrare tutte le braccia, la schiena, le spalle, il cervello, tutto il nostro corpo. Vi ho insegnato anche questo metodo. A volte prendete il motopico, se ne avete qualcuno, lo accendete e vi mettete a spaccare le pietre fuori, dove volete. Se non avete lavoro, spaccate le pietre fuori e comprendete cosa vuol dire lavoro, depressione, in vibrazione, in digitale pressione. Ecco, adesso abbasso di nuovo il... così ci vediamo. Ecco, ci vediamo. Lo metto su questo lato destro. Ecco, e mentre sono così, io alzo il braccio, vedete? Poi alzo anche l'altra mano, vedete? Lo alzo così, 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 vedete? E giro, e giro, 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 vedete? Giro, giro, tutte e due le mani. Perché? Perché mentre le mani girano così, le costole lavorano sopra quelle punte che vi ho fatto vedere dello schienale e guariscono da qualsiasi male. Vedete? E quando siete in questa situazione, se c'è qualcuno che vi aiuta, vi dovete far legare i polsi delle mani con dei pesi, perché piano piano queste mani scendono da solo se non li potete abbassare, vedete? Se non li potete abbassare è perché siete ingrostati. Ci sono dei muscoli che sono bloccati, queste braccia devono arrivare per terra, devono toccare per terra, se non toccano per terra c'è qualcosa che non va, capite? Avete capito?
le braccia devono arrivare per terra. Per fare questo c'è bisogno di un'altra persona che vi aiuta o vi lega dei pesi nelle mani che con il peso scendono o la persona vi va abbassando le braccia piano piano, senza sforzarvi, con l'ordine vostro, dicendo puoi abbassare un pochettino. E stando fermo in quella situazione, il muscolo si stira. Dopo 4 secondi il cuore pompa il sangue in quel muscolo e quel muscolo si stira fino a che arriva all'origine quando eravate giovane. Avete capito? Tutti i muscoli vengono in travaglio, tutti i muscoli vengono addirittura guariti e portati all'esistenza di una volta, alla creazione che il Signore vi ha fatto nascere nel grembo di vostra madre. Dicendovi questo è perché tornate indietro nel tempo quando eravate in salute perfetta che siete nati. Ora non mi voglio subito portarvi dentro il grembo materno, ma piano piano vi ci porterò con la regressione del tempo. Piano piano io vi ci porterò a farvi sentire dentro il grembo di vostra madre. Sì, a te. A te che tu non credi. A te che tu insisti a dire è possibile, sì, con la regressione d'età è possibile. Ma questo lo faremo piano piano, lo faremo filmato dopo filmato, traendone il beneficio di una confidenza tra te, me e Dio e Gesù. Capite? Quando la persona prende confidenza, prende stimolo, prende coraggio, prende tutto per buono, tutto per fede e dice amen. Alleluia. Gloria a te Dio, Padre onnipotente. Vedete, lo assimila come padre. Questo è il motto di questo pomeriggio, di questo primo giorno dell'anno. Io ho aspettato questo primo giorno dell'anno per darvi questo indizio, questo beneficio a tutto il mondo intero. Quest'anno ve lo prometto, nell'amore e nella grazia di Dio e di Gesù, che vi porterò in regressione dentro il grembo di vostra madre, con la spiritualità, e vi farò sentire anche i battiti del cuore di vostra madre. Credi a questo e ne sarai fiero. Ora adopereremo ancora quest'altro schienale sull'altro lato e vi faccio vedere, perché bisogna martellarlo tutta la schiena, sia le spalle, le braccia, anche i reni, tutto, addirittura anche il bacino, sedendosi sopra questo schienale. Perché sedendosi sopra questo schienale il bacino diventa più forte, e quando uno si siede nelle sedie rigide, dure, non ha bisogno del materassino, perché il sedere ce l'ha duro come le pietre. Addirittura, perché uso le palline sotto i piedi per il massaggio sotto nel cavo del piede, perché quando cammino scalzo posso camminare sopra le pietre,
senza sentire dolore. Ecco perché il corpo bisogna martellarlo, perché più lo martelli il corpo, più il corpo diventa sano e perfetto. Ecco, adesso abbasso di nuovo. Adesso sono nell'altro lato, il lato sinistro. Proprio sopra la spalla, qua sopra, e digito questo braccio alzandolo, vedete? Più lo alzo e più sento la stimolazione nei miei muscoli della... Ah, vedete? Scricchiola, tac! Voi non lo sentite, ma dovete credermi. Ecco, abbasso ancora un pochettino, dovete credermi mentre alzo questa mano o l'altra, vedete, scricchiolo, non sentite lo scricchiolio perché non ho il microfono vicino, ma presto prenderò un microfono, vi faccio sentire scricchioli della schiena, tac, vedete? E più scricchiolo e più il dolore va via presto, vedete? Adesso mi metto nella nuca, nella cervicale, a centro, sotto il collo, ecco, e qui io adopero ancora un pochettino. Io adopero questo sistema per fare la cervicale. Ecco, io mi alzo le gambe, vedete? Mi alzo le gambe, alzo il bacino sopra la cervicale. Io sono sopra il collo della cervicale, vedete? E faccio questo movimento sopra il collo, sopra la cervicale. Sto massaggiando la cervicale da solo. Vedete, da solo, ecco, vedete, ah, scrocchiola a meraviglia, vedete, ecco, ah, ah, che gioia, ah. Vedete, ah, vedete, questo è il massaggio da solo. Questo è il massaggio da solo che uno si fa. Certamente se avete la compagnia di vostra moglie o qualche figlio vostro o qualche sorella vostra, qualche fratello vostro vicino, mentre vi abbassate, vi fa il filmato, vi proietta la cinepresa più adeguatamente, vi proietta anche il materassino dove voi lo richiedete, vi aiuta, vi stimola a proseguire. Certamente l'aiuto lo ha benedetto Dio, ma se non avete nessuno, vi ho dato l'indizio di programmare la vostra guarigione da sola o da solo. Adesso che abbiamo chiarito il materassino, lo togliamo di mezzo il materassino e prendiamo lo schienale che ho costruito io. È semplice, vedete, sopra una rete, addirittura lo potete fare largo quando è il letto, vedete, lo potete fare quando è largo il letto e lungo quando è il letto. Addirittura se non volete usare questi legni, vedete, questi sono legni tagliati da 2 cm con la motosega e incollati sopra questa rete. Per incollarli sopra la rete gli dovete mettere un po' di carta sotto, se no poi il silicone si ingolla per terra. Gli mettete un po' di carta, li ingollate e potete fare quando è il materasso, tutto pare, così non lo spostate. Però quello che vi dico, mettendolo sopra il letto, questo non lavora bene,
come dovrebbe, perché si sprofonda nel materasso il legno messo sulla rete e non lavora bene. Invece se è messo per terra, come io adesso lo sto mettendo per terra, e voi lo vedete, ve lo faccio vedere, ecco, vedete, è per terra. Adesso io lo sposto dietro la schiena e lo metto dove voglio io. Vedete come scrocchia la schiena? Ah, che bello, vedete? Perché c'è il massaggio completo, tutta la schiena, i reni, le spalle, ah, vedete? Ah, e scrocchiola in tutto. Sentite? Forse lo sentite questo scrocchiolio delle braccia, perché è collegato tutto nel centro della schiena, nel midollo spinale che prosegue nel cuore, nel cervello, nel cervelletto, nell'ipitalamo, vedete? Tutto raffigura un sistema, vedete? E bisogna arrivare per terra con le mani, vedete? Come sto arrivando io per terra, vedete? Vedete? Se non arrivano le vostre braccia a toccare per terra, c'è una malattia ancora. I vostri muscoli non sono stirati alla perfezione. E questo non stiramento dei vostri muscoli vi ammalate, perché si blocca. E più state in questa situazione, più vi bloccate, perché mentre si blocca una vena, ostruisce il passaggio alle altre vene. Avviene una malattia in tutte le vostre vene che si tappano, perché avviene un'infiammazione muscolare, un'infiammazione venale. Arriva quello che mi hanno detto a me. Io sono andato a controllare le mie braccia e le mie spalle e mi hanno detto: lei si deve operare al più presto, prima in un braccio e poi dentro l'altro, se no presto, presto lei non può salire le braccia neanche per mangiare. Ha bisogno che gli dà da mangiare, ha bisogno che lo veste, perché avviene un blocco totale di tutti i centri nervosi e anche quelli che portano l'ossigeno a tutti i muscoli. I muscoli muoiono, si bloccano, non avendo l'ossigeno del sangue che gli arriva, loro si bloccano. Vi porto un esempio semplice, ve lo dico sempre questo perché è un esempio come faceva Gesù ai suoi tempi, io lo faccio adesso a questi tempi moderni che tutti capiscono. Io, mentre che lavoro con il bussino, lascio la macchina una settimana che non viaggia la macchina. Dopo una settimana che io lascio il bussino per andare a passeggio con la macchina, appena accendo la macchina e metto la marcia indietro, se sono in avanti, e sposto le ruote, fa ta! Le ruote si bloccano. Come? Le ruote dentro una settimana si bloccano? Anche dentro due giorni si bloccano. Allora voi mi dite: la tua macchina è difettosa? Sì, è difettosa, come tu sei difettoso con i tuoi muscoli. Se tu non puoi alzare più il braccio, se tu senti un dolore alla spalla, se tu hai un dolore alla nuca, se tu hai un dolore al cervello che ti viene mal di testa continuamente, se tu hai un tumore, se tu hai una sciatica, se tu hai un male ai piedi, che non puoi camminare, che mentre cammini
C'hai i piedi gonfi e non puoi camminare, anche tu sei fregato, anche tu sei malato, anche tu sei colpevole che non martelli il tuo corpo e non lo stimoli secondo gli insegnamenti che io attraverso il Signore cerco di pubblicare. Perciò adesso ti dico, ora metti in vigore tutto quello che ti sto proiettando. Ti sto proiettando la vita, ti sto proiettando la gioia, ti sto proiettando un avvenire per te, per i tuoi figli e per tutti quelli che ti circondano, perché quando tu guarirai sarai una fonte di benedizione per gli altri, perché consiglierai agli altri quello che io ti sto consigliando. Tieni in esercizio il tuo corpo, massaggialo, fai ginnastica, sport, sia fisica che mentale. Ogni giorno devi fare dei calcoli con la tua mente, devi calcolare, devi metterti in calcolo, devi cercare di comprendere cosa vuoi dalla vita, devi pensare il tuo traguardo che vuoi raggiungere, sempre si intende un traguardo cristiano, secondo la volontà di Dio, non andare oltre il comando di Dio, non andare oltre la parola di Dio, segui la parola di Dio, segui Gesù e segui tutto quello che il Signore vuole donare a te, alla tua casa, alla tua famiglia. Ecco, ancora ti faccio vedere il massaggio, ancora qui abbasso di nuovo, lo metto dall'altro lato, vedete, in questo e in questo lato, adesso io lo trasporto in quest'altro lato per far capirti che mi sto spostando sul lato sinistro, vedi? Lo vedi? Ecco, questo qua è piccolino, però è comodo. Se quando avrai quello a lettino fatto da te, è semplice, lo puoi fare anche solo da silicone stesso, senza adoperare i legni, fai il silicone, lo fai ancora più piccolo, lo fai più stretto, li fai più uniti e lo puoi fare tutto quando è letto con il silicone. Se non vuoi tagliare i legni, puoi fare anche con il silicone. Ricordati, non lasciare punte con il silicone, lascia sempre a testa piatta per non farti male all'inizio. Ecco, io lo sto mettendo su questo lato, ecco, e mi corrico tra i reni e la schiena e le spalle su questo lato, vedete? Ecco, devo abbassare ancora un pochettino per vederci chiaro. Adesso vi vedete tutto, ecco, e ricominciamo da questo lato, vedete? Sentite lo scrocchiolio? Ecco, adesso vi sto spostando su un lato. Mi vedete? Sì. Vi sposto sul lato, su tutto un fianco, sempre su questi legni, nel materassino. Ecco, e faccio movimenti con le braccia. Perché? Perché mentre sto girando con queste braccia sopra questi legni, avviene la digital pressione sulle braccia e sulla spalla. Vedete? Braccia e spalle. Ricordatevi che questo materassino lo potete fare con il silicone completo, facendo delle puntine tutte uguali, se potete fare dritto come ho fatto io, oppure anche alternato, uno al centro e uno di fianco, così se andate storto non si vede tanto. Lo potete fare a forma di pietra, come volete voi.
perché la precisione a volte non è possibile quando mettete queste cose. Vi do tutte le informazioni. Ricordate di metterci un foglio di carta sotto la rete per non attaccare il silicone per terra, se no c'è un guai, poi dovete pulire per terra e non potete staccare più un materassino. Ecco. Vedete? Ecco. Ah, che bello, vedete? Io mi diverto adesso. Sembra che vada a spasso, a passeggio, mentre faccio questo. Sublime. Sublime. Ecco, vi ho fatto notare, ciò che io proseguo a fare durante i miei esercizi. Certamente ci vuole pazienza a fare tutto questo, ma ringraziando il Signore mi dà il tempo di fare ogni cosa secondo la sua volontà. Adesso vogliamo ringraziare il Signore per quello che abbiamo fatto questo pomeriggio. Oggi il primo giorno dell'anno è il Capodanno 1-1-2022. Questo pomeriggio lo dedico a tutti coloro che hanno un bisogno di poter guarire completamente da tutti i loro mali che hanno addosso. Ricordatevi che con questo sistema non avrete più dolori nel vostro corpo, perché i dolori partono dalle spalle. Le spalle, i reni, sono i primi ad ammalarsi. Quando noi abbiamo guarito le spalle, le braccia, i reni, noi abbiamo guarito le gambe, abbiamo guarito i piedi, abbiamo guarito il collo, abbiamo guarito la testa, tutto abbiamo guarito, perché tutti i comandi, la forza, avviene dalle spalle, i movimenti, tutto quello che è le nostre spalle. Capite? Fanno i movimenti che abbiamo bisogno. Oggi vi ho dato questo stimolo. Prendetelo di buon cuore, fatelo al più presto. Ora voglio lasciare una dichiarazione. Ricordatevi che tutto ciò che io mando nei video non deve essere come oro colato. Prima di ogni cosa andate dal vostro medico, confidatevi con il vostro medico, il vostro medico vi deve dare delle pillole antidolorifici. Glielo dite, ho bisogno delle pillole antidolorifici e li portate a casa. Perché mentre siete all'inizio di questo travaglio, può darsi che mentre un muscolo si stira vi porta un po' di dolore e allora dovrete prendere in anticipato una pillola antidolorifici. Perché? Cosa fa questa pillola? Se vi dovrebbe venire un dolore, questa pillola anticipa quel dolore che lo attutisce. E allora, ricordatevi che per i primi giorni che fate questo esercizio, che non l'avete mai fatto, dovete assumere una pillola antidolorifica. Perché è importante? I vostri muscoli non sono abituati a stiramenti prolungati. E mentre fate questo esercizio, per la prima volta
vi potreste sentire male. Ecco, e mentre per la prima volta potreste sentirvi male, non lo farete più poi, perché abbandonerete l'esercizio per sempre. Avete capito cosa vi sto dicendo? Allora, andate dal vostro medico, spiegateci tutto quello che volete fare e gli dite: ho bisogno delle pillole antidolorifici. Vi scriverà un pacchetto di pillole antidolorifici, li tenete a casa prima che fate questo esercizio, 10 minuti, un quarto d'ora prima, vi prendete una pillola di questa che servirà a premunire se ci dovrebbe essere qualche dolorino anticipato mentre fate questi stiramenti di muscoli, perché poi giorni che passeranno non avrete bisogno più neanche di queste pillole, perché il vostro corpo si va stirando automaticamente senza nessun dolore, come sono io in questo momento. Io mi giro su me stesso e non sento più dolore, perché il mio corpo è abituato, come quando noi camminiamo a piedi scalzi sopra le pietre e non siamo abituati e non possiamo camminare perché ci fanno male i piedi, specialmente al centro del piede, che noi questo centro del conqual del piede al centro è molto debole. Appena c'è un sassolino sotto il piede sentiamo male. Invece adesso io posso camminare sopra le pietre. Perché posso camminare sopra le pietre? Perché faccio queste ginnastiche, ci metto le palle con i pizzi sotto i miei piedi. Cosa vuol dire questo? Che questi pizzi delle palle che vi ho mostrato in altri filmati, andate a vedere gli altri filmati, uso queste palline, quei pizzi, prima sono le palline morbide, con i pizzi morbidi di gomma, che il piede si va abituando, poi uso quelli con i pizzi rigidi, le palle rigide, che come si mette il piede lassù, se uno non è abituato, grida dolori. E invece piano piano, abituandolo con queste morbide, poi arriva con queste rigide e non sente dolore. Il corpo si va abituando e si può camminare sopra le pietre a pietre, scalzi, senza calzi. Niente, può camminare tranquillamente. Io ho alcuni video che l'ho fatti, quando il Signore mi ha guarito il mio piede, io avevo un problema nel mio piede che non potevo appoggiare il piede per terra perché l'avevo gonfio e l'avevo infiammato e non potevo più dormire nella notte e neanche riposare di giorno, perché il mio piede si era ammalato, infiammato. E allora cos'è successo? È da lì che ho cominciato a invocare il Signore come Lui comanda. E io, Signore, cosa c'è da fare? Io non ce la faccio più. Indiziami, fai che io possa fare ogni cosa secondo la tua onda e guarire da questo problema. E allora, mentre che avevo gli occhi chiusi che coricato, il Signore mi è addestato del sonno, mi ha fatto alzare e mi induceva a pressare il piede sopra una caviglia di una sedia. Sapete che ci sono le caviglie delle sedie? Come questa che vedete dietro di me, questa caviglia non ce n'è, questa è qua mobile, ma ce n'è un'altra che ve la faccio vedere qui dietro. Vedete questa di legno, che la vedete accanto a questa morbida, c'ha le caviglie. E allora, mentre ero seduto con un'altra sedia di fronte, con le caviglie, che sono quelle sbarre che mantengono i piedi delle sedie, io ci appoggiavo il centro del piede in questa caviglia, gli appoggiavo e il Signore mi induceva a pressare. Ma come, Signore, gli dicevo io,
Signore, ma io sento dolore, come faccio a pressare? Angelo, più presserai, più il dolore diminuirà. Allora io pressavo, e mi accorgevo che dopo 4 secondi il dolore diminuiva. Allora pressavo di più, finché il dolore è scomparso dal mio piede. Si è illuminata una candela nella mia mente. E da lì sono partito completamente con la terza, non con la prima, con la terza. Ho capito che come il dolore del piede si è attutito, pressando di più, allora anche la spalla, pressando di più, il dolore sparisce. Allora il braccio, pressando di più, il dolore sparisce. Sì, questo è la digital pressione, questa è la salute fisica, e con questo aiuterai anche il cervello, il cervelletto e l'ipitalamo, perché sbloccando tutte le vene, l'ossigeno del sangue percorre la sua via più svelta, più libera, ossigena tutto il corpo e il corpo ringiovanisce i tessuti del corpo, il viso, le mani, le braccia, tutto il corpo diventa giovane. E ogni giorno invece che i tessuti dovrebbero invecchiare, ringiovaniscono, perché le cellule non si affaticano, quelle che portano il sangue negli organi, non si affaticano perché le vene sono libere, non hanno da scalare montagne dentro le vene per passare. A volte la vena si ostruisce con cellule morte che muoiono, e queste cellule morte che muoiono ostruiscono il passaggio, ecco perché si tappano le vene. Non facendo sport, non facendo digital pressione, non facendo queste cose, le cellule piano piano muoiono e ostruiscono il passaggio nelle vene, diventano calcare per le vene. Bene. Mi sembra che per questo video è abbastanza. Adesso voglio concludere con una piccola preghiera e poi l'informazione che faccio sempre. Se vi viene solletico nel viso, nelle braccia, nelle spalle, nelle gambe, mentre ho detto tutto questo, è perché avete delle distonie. Distonie che sono la vostra malattia. Perciò, se vi è venuto solletico, datevi una spinta e proseguite questo cammino di farvi questi massaggi personali, o ve li fate fare da qualcuno che mi ha capito come farli. Bene, adesso inginocchiamoci davanti alla presenza del Signore e ai piedi di Gesù. Portiamo tutto ai piedi di Gesù. Padre Santo, nel nome di Cristo Gesù, il tuo figliolo, il benedetto in eterno, vogliamo portare tutto quello che dentro di noi ci disturba, ci dà inquietudine, tutto quello che non funziona più. Padre, lo vogliamo raccogliere con le nostre mani, ovunque esse siano, sia all'esterno che all'interno, lo vogliamo buttare davanti ai piedi di Gesù, tutto, entrando dalla bocca fino all'interno, estirpando tutto il dolore, le difficoltà, le malattie che sono all'interno, fuori uscire e con il pensiero buttarlo ai piedi di Gesù.
ai piedi di Gesù, visualizzando i piedi di Gesù. Ricordatevi che come lo buttate e lo buttate ai piedi di Gesù, Gesù male non se ne fa, sta aspettando a voi che lo buttate per portarlo al nostro Padre Celeste. Padre Santo, benedici questa umanità, benedici chiunque in questo momento sta cercando di liberarsi da qualsiasi male, tumore, sciatica, dolori nelle spalle, nelle braccia, in tutto il corpo. Signore, benedici tutta l'umanità che possono trovare la gioia che è in te, in Cristo Gesù. Signore, ancora benedici me, la mia casa, la mia famiglia, benedici tutti quelli che in questo momento stanno adoperandosi per la tua gloria. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene cari, dopo la preghiera adesso voglio portare alcune informazioni. È giusto che vi dico come stanno le cose. Sto portando avanti di costruire una grande clinica qui a Darmstadt in Germania, vicino a Francoforte. Sono a 30 minuti di macchina, 25 minuti se si fa svelto, da Francoforte a paese dove sono io, Rheinheim. Ricordatevi Rheinheim, perché c'è un altro paese che si chiama Rheinau. Io sono a Rheinheim, vicino Diburgo, Darmstadt, 25 minuti da Francoforte, per farvi capire che sono vicino l'aeroporto. E in questo centro di Darmstadt sorgerà una grande clinica di queste cose che vi ho mostrato. Vedete, non c'è bisogno né di bisturi, non c'è bisogno né di coltelli, né di forbici, non c'è bisogno di niente per guarire tutta l'umanità. Qualsiasi male, perché qualsiasi male parte psicologico. Perché parte psicologico? Perché noi non presentiamo ai piedi di Gesù tutto quello che ci duole, tutto quello che ci fa male, in preghiera, e non buttiamo tutto ai piedi di Gesù. E allora il nostro cervello, il cervelletto, l'ipotalamo, quando si riempiscono, perché hanno un contenitore e una scatolina del cervello, e come quella scatola nera che mettono sugli aerei quando si bruciano o deviano o esplodono, questo è il contenitore che abbiamo noi. Questo contenitore si riempie con che cosa? Litigi, bisticci, collere, nevrosi, qualsiasi tipo di distonia tra amici, parenti, moglie, mamma, papà, tutto ciò che ci distona, televisione, pubblicità. La pubblicità addirittura equivale al 50% in più di tutte le distonie che ci portano gli altri. La pubblicità ci riempie il nostro contenitore di più. Ecco perché quando c'è la pubblicità nella televisione, spegnete il televisore e riaccendetelo quando è finita la pubblicità, perché quello lì, quella pubblicità vi porta a questa distonia, il 50% in più delle altre cose. E dato che non scaricate ai piedi di Gesù con la preghiera queste cose, questo contenitore della vostra mente si riempie, e dato che non scaricate, lui dice: ah sì, tu non scarichi, io sono pieno. E io ho un comando messo a disposizione che quando mi riempio mi scarico automaticamente. E quando questa scatola
del nostro cervello, cervelletto, ipitalamo, scarica automaticamente, sono cavoli vostri. Scusate che ve lo dico così, sporco, cavoli vostri, perché lui scarica, e dove scarica, somatizza una malattia, può essere un tumore al cuore, ai fianchi, nelle gambe, al cervello, dove scarica, sono guai. Può essere un tumore maligno, benigno, non ha importanza, può essere una sciatica, può essere dolori alla cervicale, al braccio, alla spalla, nella schiena, nei reni. Così avvengono le malattie corporali. Non lo sapevate? Adesso ve l'ho insegnato. A voi medici, a voi dottori, a voi specialisti, vi ho insegnato come vengono le malattie corporali dell'uomo umano e della donna umana, piccoli e grandi. Neonati e anziani. Queste sono le malattie che avvengono attraverso lo scarico psicologico che noi non scarichiamo ai piedi di Gesù, con la preghiera. Attenzione! Volete essere sempre guarito? Volete essere sempre sano? Sia la mattina, come vi alzate, inginocchiatevi ai piedi di Gesù e dite: oh mio Dio, oh mio Gesù, grazie per questa notte di riposo che tu mi hai donato, grazie per quello che tu oggi farai, grazie mio Signore, benedici anche tutta la giornata che io avrò presente durante tutto il giorno, e se ci sarà qualche distonia durante la notte che ho acquisito, che a volte nel semisonno, perché c'è il semisonno, semiveglia, avrei fatto qualcosa inconsapevolmente nel sonno, avrei pensato qualche sogno bastardo o negativo, perdonami. Vedete, si chiede perdono anche per i sogni. I sogni bastardi, i sogni inconsapevoli, i sogni che fanno cadere nel peccato. Perché si può sognare anche un sogno peccatore. E noi lo assecondiamo, inconsapevole. E allora si chiede anche perdono anche per quello. E allora, mentre siamo in ginocchio la mattina, chiediamo perdono sia per quello della notte passata e per quello futuro che incominciamo la giornata. La sera, quando ritorniamo a letto, pieghiamo di nuovo le ginocchia, ringraziamo il Signore per la giornata che ci ha dato, pura, perfetta, e ci ha donato riposo durante il giorno e ci ha benedetti durante il giorno, ringraziamolo e preghiamo che per la notte il nostro sonno sia più placido, più riposante, più tranquillo, più felice, come se fossimo in estasi davanti alla presenza di Dio e di Gesù. Che bello! Guardate, guardate come si va vicino alla presenza di Dio, senza che uno se ne accorge, si trova addirittura con la mente traviato lassù. Grazie, Padre.
Nel nome di Cristo Gesù ti ringrazio, ti lodo per ogni cosa che tu stai facendo nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Benedici ancora tutta l'umanità, Signore. Benedici i miei familiari, i miei figli, mia moglie, i miei nipoti. Benedici tutti i miei fratelli, sia carnale che spirituale. Signore, benedici tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, le vedove, i bambini senza tetto, i barboni. Signore, ancora se dimenticherei qualcuno, Signore, alzo la mano davanti a te, Signore, benedicili. Abbi pietà di tutto il mondo, Signore. Nel nome di Cristo Gesù, Padre, grazie. Amen. Amen, cari nella grazia. Ora, l'ultima informazione. Come vi ho avvisato, tutto quello che diciamo in questi video che trasmettiamo a tutti voi, a tutta l'umanità, non prendetela come oro colato, ma prima andate nel vostro medico e consigliatevi con il vostro medico di fiducia. Sapete, dottore, ho visto un video del fratello Angelo Piccone, se ce lo volete dire, se no ho visto un video di una persona che cerca di aiutare tutta l'umanità mantenendo il corpo in travaglio, in sport. E per fare questi tipi di sport che lui dice potrei avere alcuni problemi durante le prime volte, alcuni dolori nelle spalle, nelle braccia, perché sono tutti bloccati. E allora chiedo un pacchetto di pillole antidolorifici e li tengo a casa. E per le prime volte dovrei prendere una pillola quando faccio questa seduta di massaggio rilassante o distensivo, come insegna lui. E poi, se ce lo volete dire al dottore, ci mandate questo video o un video qualunque dove digita il mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Ripeto, www.gesulalucedelmondo.it. Scrivete questo nome e io lo date al dottore, lui entra nel mio sito e trova tutto. E la prossima volta, quando ci andate, lui vi dà queste pillole, oppure capace che comprende e ve li dà subito. Ora, dato che vi ho detto che sto per costruire presto una grande clinica qui ad Darmstadt, c'è bisogno la vostra collaborazione con il dinero, ve lo dico in spagnolo, l'offerta in italiano, eh? In tedesco Geld, Geld offert, offerta volontaria. Se vi sentite guariti, prima vi dovete sentire guariti per mandare l'offerta, oppure stare bene, e allora mandate l'offerta. Non mandate l'offerta prima, perché la mandate così tanto per fare un bene per l'umanità. Allora, vedete, io vi do la garanzia prima. Prima guarite e poi mandate l'offerta. Come quelli che verranno in questa clinica che costruiremo, prima guariscono in questa clinica e poi lasciano un'offerta. Tutto gratuito. Anche il cibo è gratuito per il tempo che trascorre in questa clinica. Tutto. Cibo, sosta un giorno, due, tre, quattro, cinque, sei, quando lui o lei vuole stare, quando vuole dare, via, va. C'è posto letto e tutto quello che ha bisogno. C'è anche la televisione, io la vedo già,
ancora la devo costruire, già vedo la televisione, stanza per stanza delle persone ammalate che vengono. Li vedo. Perché li vedo? Perché io già li ho costruito nell'astrale, tutto già costruito nell'astrale, tutto. Come dite, questa clinica è già costruita nell'astrale? Sì. Insegnati anche tu a costruire con la mente tutto ciò che tu vuoi costruire nella realtà e vedrai che o prima o dopo avverrà la realtà. La futura clinica del Dio Onnipotente, costruita con lo Spirito Santo di Dio, di Gesù, e con la mente e la forza che Dio gli ha donato al fratello Angelo Piccone. Amen. Dopo che finiremo questa costruzione di questa clinica, è già costruita nell'astrale il Tempio di Dio a Gerusalemme. È già finito, collaudato nell'astrale, con lo Spirito di Dio, di Gesù. Già è costruito. Ora sappi quello che devi fare. Un'altra piccola informazione: chi spedisce denaro per l'offerta di questa clinica e di questo tempio di Dio a Gerusalemme, menzioni nell'offerta dicendo: questa è un'offerta per la missione, così non pagate né tasse voi e neanche noi. Tutto il denaro è libero in offerta. E chi manda denaro fuori della Germania, che se io sono in Germania, lo dovete mandare in Germania. Se siete in Italia, dovete mettere il numero BIC, che si trova nel biglietto visita, nel mio sito e nei miei profili e nei miei video. Io lo metto sempre adesso. Ogni video c'è il mio conto bancario con il BIC. Chi manda di fuori deve scrivere il BIC, perché dà autorizzazione di passare la frontiera bancaria. E allora, numero della banca e il BIC per mandare l'offerta. Adesso vi saluto nella pace del Signore. Dio ci benedica. 4 baci. 1, 2, 3 e 4. E il mio doppio spirito ve lo mando a voi. Prendetelo e mettetelo accanto a voi, perché dove 2 sono insieme, nel centro c'è il Signore. E io, il mio spirito e il vostro spirito sono 2, e Gesù è in mezzo a noi. Pace del Signore. A Dio volendo, a presto. Fra poco farò un filmato che ve lo spedirò al più presto. Pace del Signore. Amen. Chiudo.